Buongiorno a tutti e benvenuti a Incontri d'estate 2021 di OK Italia Parliamone, nuova trasmissione dell'evento del 2021, un evento di incontri d'estate voluto dalla Camera di Commercio di Messina. Ringraziamo la Giunta e anche il suo presidente Ivo Blandina. Trasmissione, la seconda trasmissione di questo ciclo di eventi, la prima è stata martedì 24 agosto a Messina. Oggi siamo nella splendida cornice di Palazzo D'Amico a Milazzo. Tema della puntata che stiamo per iniziare in questo momento è Valore Paese Italia, recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico. Sono qui in trasmissione con me, adesso ve li presento i miei ospiti. Abbiamo Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio di Messina. Benvenuto Blandina. Buongiorno, saluto a tutti. Abbiamo forse un problema di microfoni, perfetto, vanno bene. Abbiamo Pippo Midili, il Sindaco della città di Milazzo. Benvenuto Midili. Grazie, benvenuti a voi. E con noi Gaetano Armao, vicepresidente e assessore all'economia della regione siciliana. Benvenuto Armao. Buonasera a tutti. Sempre con noi Giorgio Palmucci, presidente dell'agenzia Enit, ente nazionale per il turismo italiano. Benvenuto Palmucci. Grazie, mi fa molto piacere essere qui con voi. Ed ancora abbiamo alla sinistra di Palmucci, abbiamo Gaetano Fausto Esposito, il direttore del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. Grazie, buongiorno. Entriamo subito nel merito della nostra trasmissione, parliamo di valore, progetto Valore Italia, e lo scorso 7 ottobre Palmucci è stato presentato il Valore Paese Italia. Questo progetto è un progetto nazionale di promozione del turismo sostenibile, un turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio pubblico, di immobili di interesse storico, artistico e paesaggistico. Un progetto con un spirito ambizioso, ovvero quello di proporre, di proporsi come aiuto per lo sviluppo economico e sociale dei territori italiani grazie a un partenariato pubblico e privato. Infatti è un'iniziativa non soltanto dell'Enit, è un'iniziativa da voi condivisa con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e ancora Ferrovie dello Stato, Fondazione FS, Invitalia, l'Istituto per il Credito Sportivo e ancora ANAS e ANCI. Quindi tutti insieme Palmucci per recuperare e valorizzare il nostro patrimonio pubblico cercando di coniugare turismo, cultura, ambiente e anche quella che viene definita la mobilità dolce. Ecco, le chiedo, può raccontarci innanzitutto la genesi di questo progetto e quali sono le aspettative e i risultati attesi? Certo, grazie molte, effettivamente è un bellissimo progetto, un progetto che è nato già come in nuce, esisteva già da qualche anno, quando era stato iniziato dall'Agenzia del Demanio Nazionale e dalla Difesa Servizi, che è la società di servizi del Ministero della Difesa, sulla valorizzazione dei fari, un qualcosa che aveva avuto già un grandissimo successo, per esempio in Croazia aveva avuto un grandissimo successo, in Canada, e quindi si era partiti da quello. Però era stata fatta un'operazione, erano state fatte delle operazioni di valorizzazione che erano comunque staccate, non erano coordinate, cioè l'investitore, comunque il concessionario che otteneva questa concessione era poi libero, ma non solo libero, era completamente solo nel valorizzare questo bene. Allora abbiamo lavorato insieme con appunto il Demanio, la Difesa, tutti gli enti che lei ha indicato e il Ministero anche dei Beni Culturali e del Turismo, adesso nei due ministeri, quindi il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura, proprio per fare in modo che nella valorizzazione di questi beni pubblici, sia per fini diciamo di ricettività ma anche culturali, anche di strutture che possano accogliere e ricevere turisti, che invece di avere un singolo operatore il quale si presenta sul mercato nazionale e internazionale, invece si va a raccontare, si va a riunire questi diversi operatori che possono essere pubblici o privati in maniera tale da creare degli itinerari, dei percorsi, dei circuiti che possono essere i fari, ma possono essere le dimore storiche, possono essere i castelli, possono essere gli itinerari, visto che siamo a Milazzo, gli itinerari garibaldini, piuttosto che gli itinerari legati alle ferrovie dismesse e quindi al bike tourism. Quindi tutto questo mettendo praticamente in rete i vari coloro i quali saranno interessati a partecipare a questo progetto, si potrà quindi valorizzare dei beni che molto spesso sono un po' abbandonati o non sono sufficientemente conosciuti in zone straordinarie del nostro paese, e
e che permettano quindi di far conoscere il nostro paese non solo nelle destinazioni più note, ma al di là di quello che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo di Covid, dobbiamo guardare a una ripresa di flussi turistici che vengano tutto l'anno, e non solo tutto l'anno, ma che vadano a scoprire le aree meravigliose che il nostro paese offre e può offrire. Grazie mille Palmucci. Sindaco Midilli, Palmucci nel suo esempio ha parlato dei castelli anche. Ecco, possiamo ben dire che il cuore della città di Milazzo è senza dubbio il suo castello, che è un complesso monumentale che è stato dato in gestione dal demanio dello Stato al comune che lei amministra. Ricordiamo che tutta l'area della fortezza del castello occupa 7 ettari, quindi un'area molto vasta, e rappresenta la cittadella fortificata più importante della Sicilia e sicuramente una delle fortezze più significative dell'intera Europa, quindi veramente un qualcosa da valorizzare. Diciamo, Sindaco, c'è un po' da tirare le orecchie alle amministrazioni comunali, un po' tutte quante, perché per troppo tempo questo castello è stato sottovalutato, perché è un castello di una bellezza e di una ricchezza veramente impressionante. Si sono succeduti in questo castello arabi, normanni, svevi, aragonesi, spagnoli, fino ad arrivare ai Borboni. Ognuno di questi ha portato delle modifiche alla struttura originaria. I Borboni, finisco così, raccontiamo ai nostri ospiti, i Borboni hanno lasciato nel 1860 questa fortezza, ovviamente per le vicende che tutti conosciamo, quando Garibaldi è arrivato qui, abbandonato quindi, e dal 1880 al 1959 la struttura è diventata sede di un carcere. Purtroppo poi c'è stato un abbandono, una grande incuria nella tutela di questo patrimonio, Palmucci, con grande dispiacere lo diciamo, ma ci sono state due opere di recupero, la prima tra il 1991 e il 2002, la seconda tra il 2008 e il 2010. Ora le chiedo, anche alla luce del progetto che sta portando avanti l'ENIT, di quello che ci anticipava prima Palmucci, quale futuro vede per il castello e soprattutto cosa può significare il castello di Milazzo per la città e per i cittadini di Milazzo? Beh, dalla descrizione che mi ha fatto sicuramente rappresenta il futuro della nostra città oltre che il passato. Intanto è simbolo di un'integrazione generalizzata, anche se forzata, e rappresenta la storia della nostra Sicilia, ma rappresenta anche la storia d'Italia, perché ha ricordato la battaglia del 20 luglio del 1860, che fu la battaglia che pose fine alla dominazione borbonica in Sicilia, quindi alla caduta del regno delle due Sicilie, e aprì la via all'Italia. Dire che qui è nata l'Italia non è una esagerazione in termini, anzi tutt'altro. L'abbandono del castello è stato più che altro un modo di sentire e di vedere l'economia cittadina, vale a dire un'economia che si è spostata in quegli anni verso un'industrializzazione che oggi è ancora presente e che certamente è stato il contraltare, il contrasto della possibilità di utilizzare in termini turistici la nostra cittadella fortificata, che è la più grande in assoluto d'Italia, la terza in Europa per estensione, ma io ritengo che sia la più bella in assoluto anche perché ha avuto proprio questo evolversi di costruzione, quindi rappresenta un po' tutta la storia non soltanto d'Italia ma d'Europa proprio, con le varie dominazioni che ci sono state. Tra l'altro abbiamo il contrasto, noi abbiamo come simbolo della nostra città l'aquila imperiale romana, ma il castello è rappresentato dallo scarabeo, dall'occhio, che viene invece rappresentato dalla dominazione araba che c'è stata qui in Sicilia. Cosa vedo io all'interno della cittadella fortificata? Ci vedo chiaramente il volano turistico della nostra città, che deve essere non soltanto propulsore di un nuovo sistema economico, di un nuovo sistema di sviluppo, ma deve essere anche quello che darà alla città la possibilità di sostituire altro tipo di economia che oggi è in seria difficoltà, che probabilmente tra qualche anno andrà magari verso un ridimensionamento forte, e quindi rappresenta realmente il futuro, che va accompagnato non soltanto attraverso la valorizzazione del castello, ma anche la possibilità di preparare le nostre nuove generazioni con dei corsi di studio che siano utili a rappresentarci all'interno del settore turistico. Tra l'altro abbiamo il progetto ambizioso di fare turismo culturale ed ambientale insieme, perché noi, oltre ad essere sede della cittadella fortificata più grande d'Italia, siamo anche sede dell'ultima area marina protetta nata in Italia. Poco fa ho parlato con il presidente di Enit, perché ci piacerebbe che Valore Italia
si occupasse di un percorso, di un itinerario che può essere, lui stesso poco fa ha detto, un percorso di garibaldino, e quindi in Sicilia ci siamo tutti, perché Garibaldi più o meno ha dormito ovunque in Sicilia, ci sono lapidi. Diciamo, anche in questo palazzo d'amico c'è il letto dove... No, qua c'è addirittura il letto, noi ci siamo portati avanti perché noi qua abbiamo il letto, insomma ci siamo dati anche un tono. E dicevo di questo percorso garibaldino, ma io credo che ci sia la possibilità anche di un percorso sentieristico siciliano che non è da sottovalutare. Ma poi il vicepresidente Armao certamente avrà già le idee chiare per il futuro, perché sono convinto che buona parte dell'economia siciliana dovrà passare dal turismo, dall'impatto turistico e dalla valorizzazione che deve essere necessariamente coniugata anche con il governo nazionale. Grazie mille Midilli. Ecco Blandina, si parlava di turismo, secondo lei il rilancio del settore turistico a Milazzo può contare realmente sulla sinergia di tutte le istituzioni che a vario titolo devono interagire insieme per questo? Ma sta già succedendo oggi, cioè, ci sono diverse occasioni in cui abbiamo stretto una collaborazione che è organica, che è fattiva, che alimenta un parco progetti importante che guarda proprio al turismo e alla valorizzazione delle cose stupende che ha questo lembo di terra che con il capo si avvicina alle Eolie. Quindi è la straordinarietà di questo posto che racconta storia, racconta cultura, racconta incontri di culture diverse, va sicuramente ulteriormente valorizzato, va messo a reddito, la brutta, ma bisogna rendersi conto che è necessario trovare le risorse e da quelle le risorse per gli investimenti, perché è necessario ovviamente fare investimenti mirati, e poi bisogna pensare che questo diventi un asset dal punto di vista della crescita economica, produttiva, occupazionale e anche culturale della nostra comunità. Quindi la collaborazione c'è, è forte ed è anche molto intelligente, nel senso che non ci sono gelosie, non ci sono scontri, non c'è necessità di primeggiare, di sovraesposizione, esattamente. Quindi va bene così, speriamo di continuare a fare bene in questo senso. Beh, occasioni come quella odierna sicuramente, come diceva Blandina, rafforzano proprio la sua idea. Assessore Armao, lei da poco ha presentato il documento di economia e finanza della Regione Siciliana per il 2022-2024. All'interno di questo documento c'è un capitolo sulla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Quindi siamo assolutamente in linea con quello di cui parliamo questa sera in trasmissione. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la Sicilia ha la fortuna di custodire un patrimonio culturale estremamente variegato e multiforme, questo per ambiti storici culturali di riferimento, ma anche per appartenenza e anche per forma di realizzazione esteriore. Però, Armao, non possiamo soltanto gioire di questo, perché l'orgoglio di essere i depositari di tanta ricchezza deve necessariamente essere accompagnato da una grande responsabilità, che in questo caso ricade soprattutto su di lei, ma anche su tutti gli altri ospiti che sono in trasmissione. Bisogna custodire questo patrimonio, ma non solo, bisogna anche mantenerlo in un buon stato d'uso e soprattutto cercare di valorizzarlo. L'offerta siciliana del turismo, sappiamo, è variegata, è molto ricca, e bisogna però forse in alcune occasioni cercare di migliorare anche la governance, cercare di fare più sistema fra tutti i soggetti che devono a vario titolo interagire tra di loro. Si diceva prima, lo diceva Blandina, dobbiamo evitare che qualcuno voglia primeggiare sugli altri, bisogna cercare di avere una visione comune per poter andare avanti. Ecco, proprio su questo le chiedo, una attenta progettualità secondo lei può facilitare la riqualificazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, magari anche inserendo degli spunti innovativi, quindi innovando standard anche di fruizione che possano essere finalizzati al miglioramento del contesto sociale ed economico di tutto il territorio, in particolare di questo? Assolutamente sì, questa è la strada giusta.
parto da un contesto come quello di questo splendido palazzo, dove c'è storia, c'è cultura, ci sono le maioliche che vedo bellissime, molto probabilmente originarie della mia Santo Stefano di Camastra, il luogo dal quale proviene la mia famiglia, da cui provengo anch'io, mi sento molto legato a questa realtà, che è una realtà culturale di questa provincia molto importante, ma è una realtà produttiva, perché non dimentichiamo che dietro i beni culturali c'è uno straordinario contributo degli artigiani siciliani, delle grandi capacità di realizzare manufatti che hanno resistito nel tempo e che ancora oggi possono essere e sono esportati in tutto il mondo e sono esempio di produzione innovativa. Quindi la fruizione dei beni culturali è anche un elemento essenziale per la spinta verso l'attività produttiva che deve contraddistinguere le nostre realtà economiche, perché non si può vivere solo turismo. Il turismo in Sicilia supera di poco l'8% del prodotto interno lordo, in una realtà che è in forte crescita economica. Le previsioni del nostro documento economia e finanza regionale ci vedono crescere quest'anno del 5,1%, del 4,7% il prossimo anno, del 3,3% nel 2023 e dell'1,7% nel 2024, sfondando un tetto che finora è stato quasi insuperabile per l'economia siciliana dei 100 miliardi di prodotto interno lordo al 2024. Questo ovviamente, se facciamo tutti il nostro compito, il nostro dovere, primo tra tutti quello di vaccinarci, perché evidentemente questo è uno scenario che si potrà realizzare se l'economia può crescere e se l'economia siciliana può agganciarsi alla crescita del paese. Armao, chiariamo per i ascoltatori, ecco, esatto, che in studio ci vedete senza mascherine, distanziati, ma tutti ovviamente rigorosamente tutti vaccinati tutti. E con il Green Pass che è stato controllato prima ovviamente di poter entrare. Sì. Mi chiedo scusa se lo interrompo. No, è molto importante questa precisazione, non perché qui dobbiamo entrare nella polemica vax, no vax, perché questo sarebbe fuori contesto, ma perché stiamo parlando di economia, di crescita. La Sicilia è una straordinaria opportunità che non si manifesta dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando è arrivato il piano Marshall, la Sicilia ha fatto passi in avanti straordinari. Ora sta a noi, abbiamo questo treno che passa con grandi opportunità e grandi investimenti, sta a noi utilizzare questa opportunità. Se ci fermiamo di nuovo, se ci blocchiamo di nuovo, perché purtroppo i contagi crescono e siamo l'ultima regione in Italia per vaccinati, rischiamo di perdere questo treno, e questo è inaccettabile soprattutto per i nostri figli, quindi perché commetteremmo un peccato che certamente pagherebbero le prossime generazioni. E allora è necessario agganciare la ripresa, perché altrimenti nel documento abbiamo anche fatto uno scenario di rischio. Assolutamente. Lo scenario di rischio differisce di 2 anni la crescita. Cosa vuol dire? Se la crescita viene differita, spostata di 2 anni in avanti, in primo luogo non sarebbe piena così come potrebbe realizzarsi se agganciamo subito la ripresa che arriva, ma non solo, in questi 2 anni quante imprese fallirebbero, quanti professionisti andrebbero in default, quante famiglie soffrirebbero ancora. Quindi è inaccettabile tergiversare, perdere tempo nella scelta di vaccinarci tutti, perché questo garantirà la crescita economica più veloce possibile attraverso il turismo, perché è chiaro che è una terra che viene contraddistinta da elementi di contaminazione ulteriore rispetto a quelli ormai bassissimi del resto del paese, disincentiva il turismo. Abbiamo avuto un'estate straordinaria, potremmo avere un autunno altrettanto importante, una primavera di grande crescita per il nostro turismo se siamo al passo con il resto del paese e dell'Europa sul piano di vaccinazione. Quindi il mio richiamo è non solo ai dati economici che, ripeto, sono molto positivi e che sta a noi sfruttare appieno, ma soprattutto a non perdere questa occasione, perché perdere questa occasione vorrebbe dire non ritrovarla domani mattina, perché tutto quello che non faremo nei prossimi 2 anni non lo potremo fare negli ulteriori 2 anni, perché sarà perduto per sempre. Attenti, facciamo tutto per i nostri figli. Non a caso il programma europeo che è alla base di questo straordinario programma di investimenti è denominato Next Generation EU, cioè guardiamo alla prossima generazione.
guardiamo ai nostri figli, costruiamo il futuro della nostra terra utilizzando le risorse che carichiamo sulle loro spalle, perché non dimentichiamo che i fondi europei che utilizziamo per il Next Generation EU, per la nuova programmazione europea, non sono soltanto fondi che vengono dati a fondo perduto, ma sono anche in alcuni casi fondi a prestito, e quindi fondi che si ripagheranno nei prossimi decenni, cioè che i nostri figli sulle spalle delle generazioni che vengono. Quindi non gli possiamo lasciare solo debiti, gli possiamo lasciare un debito purché ci sia la crescita, perché questo rende il debito sostenibile. Grazie Armao. Esposito, i vari interventi hanno fatto emergere come la valorizzazione turistica dei territori passi anche molto per gli aspetti culturali. Come istituto di studi Tagliacarne avete svolto di recente un'analisi proprio per evidenziare il ruolo del sistema culturale e creativo. Ecco, le chiedo, questo sistema culturale e ricreativo che tipo di valenza può avere sulla prospettiva di crescita di questi territori? La cultura e il patrimonio culturale è generalmente un giacimento, quindi qualcosa che va valorizzato, non è di per sé un capitale. Noi abbiamo fatto questa analisi in Italia su tutte le varie diversi livelli provinciali, l'abbiamo fatta con Union Camere e Simbola, e vediamo di dare qualche piccola zoomata su quello che abbiamo chiamato il sistema produttivo culturale e creativo, perché la cultura non è soltanto patrimonio artistico, la cultura è anche editoria, la cultura è anche manifestazioni e spettacoli, quelli che vengono chiamati termine anglosassone, le performing arts, la cultura è anche software e videogiochi, tra l'altro un settore che si sta fortemente sviluppando, cioè la cultura è tanti spaccati che vanno esaminati nel loro contesto, non a caso noi parliamo di filiera. Vediamo di fare una zoomata sulla provincia di Messina e quanto il sistema culturale e creativo impegna nel messinese. Devo dire che la posizione di Messina è una buona posizione, probabilmente sottodimensionata rispetto alle possibilità da questo punto di vista. Perché questo sistema complessivamente nel 2020, l'anno scorso, anche nell'anno della pandemia, ha fatto un valore aggiunto, quindi una quantità di beni, direi sostanzialmente di servizi prodotti, di circa 360, in realtà 363 milioni di euro. Parliamo più o meno di un ammontare che rispetto al complesso della produzione del messinese è il 3,6%, più basso di quello che è il valore medio regionale, che invece è di qualche punto più elevato. Però è un sistema che l'anno scorso ha occupato 7200 persone, quindi ha un sistema che ha un suo spessore e una sua consistenza, soprattutto se questo spessore, se questa consistenza la consideriamo in termini di integrazione e quindi di capacità di attivazione di altri settori, quello che noi chiamiamo il moltiplicatore. Questo sistema moltiplica per una volta il complesso di quello che produce attraverso le interconnessioni con gli altri comparti produttivi. Diciamo quindi complessivamente il valore aggiunto, il complesso diciamo della ricchezza del sistema produttivo e creativo nel messinese è di circa 740 milioni di euro, 741 milioni di euro. 741 milioni di euro, che è poco più del 7% del PIL provinciale, però è molto più basso rispetto a quanto pesa questo sistema in Sicilia, siamo all'8,5%, ed è meno della metà di quanto pesa in Italia in termini relativi. Quindi diciamo ci sono grossi spazi di miglioramento e di crescita, pur se la situazione è già una situazione positiva. Direi tenuto conto che anche il Covid ha inciso in maniera robusta nel ridurre rispetto al 2019 il peso di questa economia. Devo dire che il Covid ha inciso meno a Messina in termini di riduzione rispetto a quanto ha picchiato nel resto della regione e rispetto a quanto ha picchiato. Esposito, quando parla di Messina sta parlando della provincia di Messina. Parlo evidentemente di tutta la provincia di Messina.
Allora pensate che il Covid ha ridotto, diciamo, rispetto al 2019 il valore aggiunto, quindi la produzione di questo sistema culturale e creativo del 5,5% a Messina, mentre invece a livello regionale ha ridotto dell'8,3%, caro Presidente Armao. 8,3% a livello regionale significa che l'anno scorso sono andati in fumo su questo sistema 264 milioni di euro. Significa che l'anno scorso hanno perso all'interno di questo sistema un posto di lavoro 2.800 persone, e significa che di queste 2.800 persone 1.200 l'hanno persa in quella parte che è quella più legata agli aspetti di vivibilità culturale del territorio, cioè nella parte artistico-culturale e nella parte degli eventi. Tanto è vero che, se è vero che Messina ha perso il 5,5% nel complesso, la provincia di Messina nel complesso del sistema culturale e creativo, i due comparti più legati allo spostamento di persone, cioè quello degli eventi, devo dire anche la cinematografia, e quello dei beni artistico-culturali, hanno perso molto di più del 5%, perché gli eventi hanno perso quasi un quarto, il 22%, diciamo, del loro valore aggiunto, mentre invece la parte dei beni culturali ha perso il 16%, ma comunque un valore rilevante. E quindi diamo però anche una battuta di sviluppo. Pochi sanno che, ma questo dicono i nostri dati, che Messina ha una sua peculiarità, una sua peculiarità che riguarda, come tutte le province siciliane, sia la consistenza, diciamo, della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, sia lo sviluppo di un settore particolare, che è quello legato al software e ai videogiochi. In tanti aspetti negativi che hanno riguardato lo scorso anno il complesso dell'economia e quindi anche il sistema, il software dei videogiochi, quanto non ancora molto presente in provincia di Messina, ha fatto segnare un incremento di oltre il 7% nel fatturato. E allora, e qui chiudo, ci sono in provincia di Messina, secondo me, due grossi versanti su cui poter lavorare. Da un lato, quello dei punti di forza, diciamo, del patrimonio artistico-culturale. Pensate che in termini, se Messina è oltre il 50° posto per composizione e valorizzazione dell'intero patrimonio artistico-culturale, sale molte posizioni con riferimento al patrimonio, alla valorizzazione del patrimonio culturale, perché sale al 17° posto. Pensate come recupera in graduatoria la provincia. Quindi valorizzare questo attraverso qua, che cosa? Attraverso una crescita anche del patrimonio creatività digitale. Perché, e qui mi riferisco anche al DEF della regione, il collegamento, ma qui ormai è usuale, tra valorizzazione culturale e valorizzazione digitale diventa il collegamento, soprattutto nello sviluppo che ci sarà nel post-Covid, e sicuramente una carta importante da giocare per la valorizzazione complessiva del territorio, dell'intera filiera culturale e creativa. Grazie, grazie mille Sposio, dei dati che ci ha appena dato l'Istituto Tagliacarte sono dati che sicuramente fanno riflettere, su cui ci sarà ovviamente da ragionare attentamente, lo faranno tutti gli ospiti che sono qui in studio. A me interessa però una cosa, Palmucci, abbiamo parlato di questo bel progetto che state portando avanti, si è parlato e il sindaco Midilli ha lanciato, anzi ha raccolto un'apertura di Palmucci per quanto riguarda questo percorso garibaldino, ma io chiedo, possiamo già oggi durante questa trasmissione cercare di prendere un impegno, anche ovviamente non vi chiedo di farlo ufficiale ma informale, affinché magari la fortezza, l'area fortificata qui del castello di Milazzo o altro, anche con la benedizione di Blandina e di Armao, possa diventare realmente parte integrante di questo ambizioso progetto che Palmucci lei ha fortemente voluto dentro l'Elit? Chi vuole rispondere? Un giro veloce. Io farei parlare, prima il vicepresidente Armao, perché ha da dare una notizia che mi ha appena dato. Quindi credo che su questo mi fa piacere essere oggi qui a Milazzo, grazie al sindaco, al presidente del commercio, al presidente dell'ente del turismo italiano e del direttore generale della fondazione Tagliacarne, proprio per dire che siamo pronti a fare un passo in avanti. In che senso? Abbiamo un negoziato già definito con lo Stato, la commissione paritetica ha già deliberato, occorre soltanto a questo punto il Consiglio dei Ministri che si terrà nelle prossime settimane e poi il decreto del Presidente della Repubblica per il trasferimento
dallo Stato alla Regione, del Castello, della Chiesa Matrice di Milazzo, delle carceri, della caserma Grotta Polifemo. Quindi questo enorme compendio immobiliare, che è veramente enorme come lo definivate, diventerà patrimonio regionale. A questo punto saranno Regione e Comune che potranno appieno dispiegare tutte le iniziative, tutte le attività, tutti i progetti, i programmi, anche gli investimenti per valorizzare al meglio, utilizzando la finanza extraregionale, penso al Fondo Sviluppo e Coesione, al programma complementare, ai fondi strutturali stessi dell'Unione Europea, perché no, ad iniziative che potranno concorrere all'interno del PNRR, cioè del Programma Nazionale di Resilienza e Ripresa, proprio in un partenariato tra Regione e Comune che auspichiamo sia il più efficace possibile. Quindi oggi è un giorno importante perché si può comunicare questa. Averla avuta in diretta io faccio bingo, è una cosa perché, faccio bingo perché prendo due al prezzo di uno, perché da una parte sono felicissimo che la Regione acquisisca il proprio patrimonio, una parte importante della storia di questa Regione, che finalmente entra realmente all'interno dei beni culturali siciliani, oltre ad essere tra le altre cose monumento nazionale, perché poco fa avevo dimenticato di dire che siamo in presenza di un monumento nazionale. Quindi questo mi dà grandissima speranza per il futuro e per più che il rilancio e il lancio. Ma faccio bingo, dicevo, e raddoppio, perché poco fa parlavamo del percorso garibaldino che esula dal castello, perché quello lo portiamo fuori. Abbiamo il ponte 20 luglio, abbiamo l'antiquarium che è sotto, che è stato anche interessato dalla battaglia, abbiamo la chiesa di Santa Maria Maggiore che è proprio qui a due passi, che è la chiesa famosa dove Garibaldi fu ferito ad una gamba, e quindi chiaramente abbiamo anche tante altre opportunità, per cui con l'ENIT studierò e lancerò, ci eravamo già dati appuntamento a settembre inoltrato per cercare di parlare di questa opportunità, e quindi cercherò di sfruttare anche questa opportunità. Ma colgo con grandissimo favore, da siciliano e da milazzese, la notizia che viene data questa sera, che mi riempie di gioia veramente, perché entrare come città e come bene primario di questa città a far parte del patrimonio della Regione Sicilia, io credo che sia il sogno di ogni cittadino siciliano che voglia bene realmente a questa terra. E con i margini di miglioramento che abbiamo, che ci sono stati raccontati poco fa, comincio un attimino a ipotizzare, nel frattempo che la trasmissione va avanti, quante cose possiamo fare insieme, Vicepresidente. Palmucci, abbiamo delle notizie splendide, quindi. Decisamente, beh, io devo dire che ho avuto modo di incontrare il vicepresidente Armao in varie occasioni, anche ultimamente, ho visto quanta passione poi ci mette anche nella valorizzazione della parte turistica, con tutte le idee che ha, che non è soltanto la parte turismo, per cui questa è una bellissima notizia, ed è una notizia che poi io mi rendo conto quando viaggiando in giro per l'Italia, e lo sto facendo molto di più per causa Covid, ma comunque questo mi ha permesso anche di conoscere maggiormente delle destinazioni italiane che sono così poco conosciute. Quindi noi come agenzia nazionale, insieme con le regioni, cioè dobbiamo proprio raccontare in Italia in primis e all'estero, cioè quello che il nostro paese può offrire. Quindi pensare che adesso siamo a Milazzo, quanto già Milazzo può offrire, e quindi questo ci potrà permettere di vedere ripartire quei flussi turistici e lavorare soprattutto per una crescita a valore del turismo. Noi vogliamo avere un turismo che venga, cioè turisti che vengano nel nostro paese non per un mordi e fuggi, ma che scoprano il nostro paese attraverso tutta quella che è la ricchezza del nostro patrimonio culturale, artistico, naturale e quant'altro. E per cui tutte queste attività, il progetto Valore Paese è uno dei tanti progetti, ma vanno in quella direzione. Perfetto, Palmucci. Blandina, parlavamo di sinergia, ovviamente lei come Presidente della Camera di Commercio ha all'interno tutto il mondo produttivo, della rappresentanza eccetera, oggi veramente portiamo a casa un risultato importante, condivisione di intenti, belle notizie che ci ha portato in diretta l'assessore Armao, è una voglia di fare, voglia di valorizzare questo territorio, lei si unisce a questo coro di positività? Certo che sì, continueremo a fare in maniera coerente con quanto abbiamo fatto fino adesso, con questo ritrovato spirito appunto di collaborazione istituzionale, di partecipazione unitaria, cioè siamo tutti sulla stessa strada, sulla stessa traiettoria. Diciamo anche la stessa barca, visto che siamo in una splendida località di mare. Siamo sulla stessa barca, quindi faremo la nostra parte, tra l'altro noi abbiamo... Siamo collegati organicamente all'assessorato alle attività produttive,
e quindi continueremo a fare il nostro lavoro di rendere non solo le informazioni, le notizie, i dati, ma soprattutto quello che viene dal mondo produttivo, tradurlo, raccogliere informazioni e tendenze e tradurle poi in azioni che proporremo di fare insieme alle istituzioni che sono qui presenti, così come abbiamo già fatto e così come diciamo, ormai abbiamo consuetudine intraprendere progetti sulle stesse linee di sviluppo possibili. Molto bene, con questa positività io non faccio altro che ringraziare i miei ospiti, ringrazio Gaetano Fausto Esposito del Centro Studi Italia Carne, ringrazio Giorgio Palmucci, Presidente dell'ENIT, ringrazio Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio di Messina, un ringraziamento doppio per la bella notizia che ci ha dato anche a Gaetano Ormao, Vicepresidente e Assessore all'Economia della Regione Siciliana, grazie al padrone di casa, al Sindaco Pippo Midilli, grazie a voi ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro televisivo del ciclo di seminari Incontri d'Estate 2021. Grazie a tutti.